fragoline e ciao a tutti. Allora, questa è la seconda parte dei prodotti finiti della casa e speriamo che vi mostrerò anche quelli, diciamo, della cucina, tipo mangiare così. Ok, iniziamo questo video. Intanto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e giustamente seguitemi su Instagram, che nell'altro video mi sembra che non l'ho detto, però vabbè, c'è lo stesso il coso. E commentate qua sotto se questi prodotti che vi faccio vedere li avete già provati o volete provarli. Iniziamo perché sono tantissimi. Nell'altro video ho mostrato solo 10 prodotti, infatti mi sono resa conto che sono pochissimi quelli che vi ho fatto vedere. Adesso vi faccio vedere questi qua, per cui veloce, vado un po' più veloce. Allora, parlo di questo, lo Svelto Express antiodore. Questo qui sa di limone, succo vero di limone. È di 450 ml. Mi sono trovata male. Ha un odore, allora sa di limone, ma quando ad esempio, io questi li uso anche per lavarmi le mani, che sono anche ottimi per lavarmi per lavare le mani, per cui li uso anche come, diciamo, lavamani. Però per i piatti, sinceramente, a parte che costano tanto questo, e poi non mi è piaciuto, sia per l'odore che è troppo forte, sia quando lavi i piatti che sia quando lo metti su e fai quello che devi fare, per cui sinceramente non mi è piaciuto. E ovviamente fa cagare, per cui io lo boccio e non lo compro più. Infatti io ho detto a mia mamma di non comprarlo perché non mi è piaciuto. Dico solo questo. Poi ho finito, che io non ve l'ho mai fatte vedere queste qua. Allora ve le faccio vedere adesso. Queste le mie preferite della Lines, è doppio pacco di 20 assorbenti. Questo qua, 20 assorbenti, è buonissimo, cioè in senso è ottimo come prodotto, assorbe e l'odore non si sente, per cui ve lo straconsiglio perché l'NSE è molto molto ottimo come prodotto per cioè, gli assorbenti. Costa tanto, sì, costa sui 6 euro qualcosa, costa tanto, ce ne sono 20, però ne vale la pena perché... Cioè, adesso qua c'è il riflesso, comunque ne vale la pena perché è ottimo, per cui ve lo straconsiglio. Poi, allora questo c'è dentro il coso, vi faccio vedere l'Ison Form, questo qua per la casa, protezione casa, questo è ottimo come prodotto, infatti anche mia mamma lo prende, è buono, mi sembra che come odore profuma, sì. Perché mi devo ricordare i prodotti. Questi qui da quasi un mese che ce li ho nei sacchetti, ancora non ve l'ho fatto vedere. Comunque, uccide fino al 99% dei batteri e come allora, questo mi sembra che sa fiore di lavanda. Questo sa fiore di lavanda e direi che è ottimo. Sono ok, direi che è ottimo e ve lo straconsiglio sia per l'odore che quando pulite il pavimento vi lascio l'odore e sia perché è un prodotto che ne vale la pena, sinceramente. Poi non lo so. Poi ho finito queste qui delle tavolette, il nome, 4 tavolette del WC. Cellulare proprio. Allora, 4 tavolette del WC. Sono buone, infatti una l'ho finita e dovrei comprare. Comunque sono ottime perché dura 4 mesi. Una e una dura un mese a ciascuno. Per cui direi che sono ottimi. Per cui potrete, cioè, se volete, allora, questa è la lavanda. Per cui se lo volete provare, queste sono buone. Poi vi faccio vedere queste. Allora, questa è la scatola. Adesso non so se si vede. È la scatola che c'erano dentro questi due prodotti. Questi
Questi due prodotti me l'hanno regalati quando io ho fatto gli anni, che è ovviamente a gennaio. Calcolate che l'ho provati adesso e l'ho finiti adesso, per cui sono passati tanti mesi, ma io mi è durato 3 settimane mi è durato questi prodotti qua. Allora, uno è lo scrub con lo zucchero, lo scrub con lo zucchero sotto la doccia, e invece l'altro è gel doccia. Allora, come prezzo li trovate alla Sephora, credo che ci sono ancora. Come prezzo, credo che l'ho visti, costano 18 euro tutte e due, ed è così così. Questo non mi sono trovata bene. Allora, come profumazione è buonissimo, ma quando lo prendete una piccola quantità e lo mettete sul corpo dovete far sciogliere lo zucchero. E a me questa cosa non mi è piaciuta perché si sentiva troppo zucchero, e per cui non lo voglio, diciamo, comprare, e specialmente non lo voglio più utilizzare perché non è un ottimo prodotto. Almeno a me non ha fatto niente, sinceramente. Mi dava fastidio questo zucchero qua che dovevi massaggiare come si deve, per cui non so se l'avete provata. Comunque, questo è il prodotto. È della Sakura, tipo giapponese, non lo so. Comunque non mi è piaciuto. Invece questo qui sì. Questo, il gel doccia, mi è piaciuto. Non so adesso se si vede. Oh, non so, oggi la luce è questo qua. Non lo so, oggi il mio cellulare decide di non di non farle vedere i prodotti. Comunque, questa mi sono trovata bene perché quando lo metti sulla mano, cioè così che lo spruzzi, all'inizio diventa liquido, poi dopo neanche 2 secondi fa la schiuma, diventa una bella schiuma che quando la metti su ti rilassa, per cui questo qua potrei consigliarvelo perché è buono. Io mi sono trovata bene con questo. Ci ho fatto 3-4 volte, l'ho usato più o meno. Però è buono come, diciamo, come odore. Poi passiamo a questo, il mio mitico shampoo della Sunsilk, shampoo e balsamo sciolti fluenti. Mi sono trovata da Dio perché questo prodotto è ottimo per i capelli. Me l'ha fatti diventare lisci, morbidi e luminosi. Per cui con questo prodotto andate sicuro. Cioè, almeno a me mi è piaciuto e mi sono trovata bene. Per cui è ottimo. Cioè, l'unica cosa che, cioè, almeno non va, diciamo, bene è che non è naturale al 100%. Per cui prodotti naturali al 100% è meglio che quelli diciamo non naturali. Questi qua credo che non sono naturali e non è tanto, però come prodotto ve lo straconsiglio perché è ottimo, per cui provatelo perché è ottimo. Questa marca qui è ottima. Io ovviamente ne ho presi altri perché non ho resistito, ne vorrei provare tutti, cioè li vorrei provare tutti. Non ho resistito e ovviamente l'ho presi. Poi, velocemente, le mie mitiche salviettine, le ultime salviettine di Glossip che mi sono trovata bene, e ovviamente sono le uniche che mi piacciono a confronto di tutte quelle che sto provando in questi mesi, in questi anni. Ho già spiegato che il negozio non c'è più, per prenderli devo, diciamo, prenderli sul sito, e per me è un po' una rottura di palle, diciamo, per cui non sto lì a spiegare il perché, ma comunque mi sono molto trovata bene. Se ce l'avete ancora, prendeteli perché sono ottime. Solo che non ce l'ho più e alla fine mi devo arrangiare con le 10.000 salviettine che sto provando in questi giorni, in questi mesi. Poi volevo parlare
Allora, no, vi faccio vedere questo. La palette che ho finito. Finito in un modo di dire. Questo. Infatti, come vedete, l'ho praticamente. L'ho mangiati vivi. Allora, questo qua è da più di 4 anni che ce l'ho, se non mi sbaglio, 3-4 anni. La marca non è, diciamo, sì, è italiana, ma non è che è tanto conosciuta. Per cui è una via di mezzo, mi sono trovata bene e si può dire di sì. C'erano gli ombretti sul marrone, così scrivevano, ma così così. Per cui ho finito questa qua di cosa. Però vabbè, non c'è niente da dire perché giustamente non è che posso. Poi vabbè, io vi metto anche questo che avevo fatto vedere, cioè credo sì, che avevo fatto vedere nel video acquisti di Sephora, questo qua. Non l'ho ancora provato, però vabbè, vi faccio vedere il cartellino della Dior. Non l'ho ancora provato, ma però vi farò sapere com'è. Volevo solo farvi vedere il cartellino così lo buttavo. Poi ho finito questa maschera qui, come ho già detto che l'avevo, cioè il video ancora non l'avete cioè, l'avete visto, però quando ho registrato il video della Sephora io avevo già provato questo qua, per cui allora è facilissima da mettere, è facilissimo da tirare via. Oh, questo non profuma e non mi è piaciuto tanto. Vorrei provare gli altri per vedere se hanno differenza. Siccome il Goji a me non è che vado pazza, infatti non mi è piaciuto tanto. Però diciamo che questa qui è carina come maschera ed è buona. Per cui ve la potrei consigliare perché è buona quella della Sephora. Invece questo qui finalmente ho capito come si usa. Perché ci vuole un po' ora che capisco bene, specialmente se è buono il prodotto. Sinceramente, qui c'è scritto che è waterproof, 24 ore waterproof. Ma non mi è piaciuto. Uno, perché il prodotto cioè, l'ho messo, l'ho provato e mi è durato neanche un giorno. Quando ovviamente mi toccavo anche con l'acqua, così il prodotto andava via. Per cui sinceramente questa è l'ultima volta che lo compro, perché come prodotto non è che mi piace tanto. Poi l'applicazione non è neanche tanto facile, diciamo, almeno per me non è facile l'applicazione, anche perché c'è questa gommina che è una cosa assurda, però ve lo dirò quando vi farò vedere il prodotto finito. Io ve lo faccio vedere così, perché così almeno capite già come mi sto trovando. Però non è che sia il massimo sto eyeliner, non lo so. Lo proverò di più e poi vi farò sapere. Comunque della Benefit, in teoria delle Benefit dovrebbe essere ottimo, ma boh, non mi sta piacendo tanto. E niente, questo è, diciamo, la scatola. Vi farò sapere di più la prossima volta come mi sono trovata. Poi, volevo farvi vedere anche questa cosa, anche se non è un prodotto finito, però non vi consiglio. Questa spazzola l'ho presa dai cinesi, mi è durata 5 mesi perché l'hanno attaccata. Era dura, no? L'hanno attaccata. Io pensavo che durava di più a confronto con quelli di italiani, perché quella di italiani mi si rompono sempre. Ma invece si è rotta subito. Per cui vi consiglio di non comprare spazzole tipo questi dai cinesi, perché alla fine mi è successo questo. Solo questo, volevo farvi vedere questo e dirvi anche queste cose qua. Poi velocemente vi faccio vedere i pennelli. Dai, abbiamo quasi finito. 15 minuti. Allora, vi faccio vedere questi pennelli qua che voglio buttare, perché uno sono conciati
che è una maniera assurda. E due, non mi piacciono perché se vedete sono tutti rovinati o non li ho mai usati, non li ho mai utilizzati. Cioè, per dirvi in breve che questi pennelli non li ho mai utilizzati e sono puliti perché non li ho mai usati. Questi qui li trovate nelle riviste, sia nelle riviste che nelle palette dove vendono palette non di marca, perché questi qui sono pennelli non di marca, no? Io non ve lo consiglio, prendete solo pennelli di marca, anche perché questa è la differenza, che non li ho mai utilizzati e non sono neanche morbidi, perché fanno cagare in poche parole, e a me non mi sono piaciuti, infatti li butto anche se non l'ho utilizzati. Mi dispiace perché sono conciati un po' malissimo, proprio male, e poi cioè, l'applicazione non è neanche eccellente perché mi gratta la faccia, per cui non vi consiglio di prendere i pennelli che non sono proprio di marca. Poi velocemente questo Erboristeria antica dentifricio, questo qua. Questo sì, non è male, diciamo, come dentifricio, per cui ci può stare. Poi questo prodotto qui, bocciato. A me non mi piacciono questi prodotti, me l'hanno regalati i parenti, ma non mi piacciono questi prodotti qua. Cioè, prodotti, profumi. Non mi piacciono questi profumi qui. Perché uno non sanno di niente, due sono troppo forti, infatti vi faccio vedere anche questo qui. Questi li ho usati per la casa, per spruzzare in bagno la casa, perché addosso. Ah no, questo qui no, questo qui no. Ho sbagliato, questo qua no. Questo qua della Giardino dei Sensi, Fiordaliso Vivace Profumo, non mi è piaciuto, infatti l'ho usato per la casa. Cioè, come profumo non mi piace, per cui lo boccio. Invece questo che mi ha regalato la fidanzata di mio fratello è buono perché è della Sephora. Come profumo l'ho usato tutto. Ci ho messo un bel po' perché me l'ha regalato l'anno scorso a gennaio, sempre nel mio compleanno. Ci ho messo un po' a finirlo, però come profumo è buono. Ed è questo qua. Al mio ragazzo ovviamente non piacciono i profumi forti. Questo qua era un po' forte e dolce, per cui una via di mezzo, diciamo. Invece, questa maschera della Essence, non so se vedete, ok, la boccio, ma la boccio, ma la boccio, che è una cosa, non vedevo l'ora di finirla. Allora, sinceramente, qua c'è scritto di usarla due volte. Scusate, ma devo dirlo, l'ho messa su, si vedevano i brillantini, ma ovviamente non è waterproof, cioè non è quella peel off che si stacca. Qui c'è scritto Glitter Peel Off Maschera. Non so adesso se l'ho riuscita a leggere. Allora, secondo me, peel off è quella che si stacca. Come per farvi capire, questa qui è di peel off. Non so se lo sto dicendo giusto, però comunque questa è di peel off. Questa è una maschera della Sephora che si stacca. Non questa della Essence che fa cagare. E io la boccio, non ve lo straconsiglio perché è una cosa allucinante. Non ve lo consiglio di utilizzarla perché fa cagare. Primo. Secondo, l'ho messa su, dopo neanche 5 minuti mi bruciava tutta la pelle, che stavo andando a fuoco, infatti non mi è piaciuta per niente, poi per la mia pelle ovviamente non va bene questa maschera. Per fortuna non l'ho ricomprata e per fortuna non lo compro più perché non mi piace. Questa è la maschera che non mi è piaciuta e la boccio. Poi passiamo alla crema prep. Questa ve la straconsiglio. Mi sono trovata bene, no, l'ho ricomprata ancora, che avete visto nel vlog che ho fatto, dove l'ho ricomprata. Madonna, mi fa impazzire, è troppo, infatti l'ho svuotata.
È ottima, specialmente se avete le macchie sulla pelle o se avete dei puntini o qualcosa. È ottimo il prep perché vi passa tutto, anche per le punture di insetti, eccetera. Per cui ve lo straconsiglio. Io l'ho preso un'altra volta e non c'è niente da dire, sinceramente, ed è molto molto buono. Allora, ci sono ancora un po' di prodotti. Pochi però non tanti. Niente, facciamo che farò la terza parte perché io parlo troppo anche per mostrare i prodotti, per cui direi che farei la terza parte perché 20 minuti è già un po' troppo, per cui scusate, ma è meglio che faccio la terza parte, che forse è meglio. Per cui ci vediamo al prossimo video, che è la terza parte, e mi tocca dividere anche questa parte qui, per forza. Per cui ci vedremo alla terza parte, che sono pochissimi prodotti. Perché se vi faccio vedere i prodotti che mancano, qui arriveremo a 25 minuti e è troppo. Per cui direi che chiudo e ci vediamo alla terza parte. Per cui ciao e al prossimo video.